Oggi sono stati premiati i 10 vincitori di Coop Liguria Startup, ma prima di questo evento finale c'è stato un percorso di formazione importantissimo. Sì, i ragazzi sono arrivati con un'idea imprenditoriale embrionale, tanti con quasi un sogno da realizzare, ed effettivamente il nostro corso di formazione ha avuto il merito di metterli per terra a ragionare davvero su come si costituisce e si avvia un'impresa. E devo dire che molti di loro sono stati molto fertili, hanno accolto, diciamo, la nostra formazione, hanno fatto grandi passi avanti, hanno lavorato con il proprio gruppo per trasformare un'idea in una possibilità di impresa, e questo, insomma, ci ha dato grandi soddisfazioni, ma soprattutto ovviamente è merito loro, che hanno saputo cogliere questa opportunità e hanno lavorato molto. Più difficile insegnare loro i numeri di un bilancio o come approcciare il mercato? È una bellissima domanda. I numeri di bilancio sono qualcosa che è difficile da capire prima di veramente mettere le mani in un'impresa. Loro hanno capito che è importante conoscere, che è importante avere queste basi e conoscere come funziona un bilancio, che è semplicemente la traduzione numerica di come un'impresa si muove sul mercato. Quindi hanno capito che il mercato di riferimento è fondamentale e che per muoversi e operare in un mercato è necessario saper controllare la gestione e quindi lavorare e migliorare i propri bilanci continuamente. Un percorso che ha confermato anche che però tra i giovani c'è voglia di cooperativa. C'è voglia di cooperativa, c'è voglia di lavorare insieme, di controllare, diciamo, il rischio imprenditoriale attraverso un lavoro di gruppo e attraverso lo sfruttare che cosa sono le competenze di ciascuno. Questa è la loro forza. Loro sanno che è il loro gruppo, è la loro forza, e quindi questa, insomma, sorta di fiducia, no, che si crea tra chi vuole fare cooperazione insieme, poi è la salsa che vince, insomma.